Salve amici di Ricette al Volo, siamo qui con il signore Franco Di Giovanni. Salve, buonasera. Salve, buonasera. Che non è il mio accompagnatore, ma è il gestore di questo ristorante. Dico così perché noi siamo qui sotto un'elica e chi ci guarda non capisce, perché non sono tutti così speciali e particolari i ristoranti. Vogliamo dire ai nostri telespettatori perché e che cos'è la peculiarità di questo ristorante? Diciamo che innanzitutto sono il proprietario, non il gestore. Ah, mi scusi, ho sbagliato, è vero, mannaggia queste parole che... Allora, facciamo un rewind. Ecco il proprietario di questo locale, meglio? Certo. Cosa voleva sapere? Volevo che lei dicesse a chi ci sta guardando qual è la peculiarità di questo posto. Che in questo posto, diciamo, la cui location è unica, cerchiamo di far mangiare bene e accoglierli in un ambiente a dir poco unico. Unico, ecco, stiamo creando altra suspense, però perché è unico? Lo vogliamo dire? Che cos'è in realtà questo ristorante? Abbiamo utilizzato l'aereo presidenziale e l'abbiamo inserito in una teca di cristallo nel quale ci sono circa 100 posti. E dove da quando ho ripreso questo locale cerco di dare il massimo della professionalità nella gestione del locale medesimo e soprattutto coniugare un'alta cucina a bassa quota, visto che stiamo parlando di aerei. Ecco, quindi è un aereo vero sul quale si può mangiare, perché è il primo aereo della Repubblica Italiana, vero? Certo. E si mangia sull'aereo, per cui non è che stiamo parlando di una location particolare, ma unica, perché non ce ne sono posti così. È soprattutto indicato l'aereo per mangiare su per le coppiette, oppure c'è anche un'area a parte che è il privé, dove si può mangiare anche fino ad un massimo di 6 persone, se non sbaglio. Fino ad 8 persone. Comunque la peculiarità di questo aereo è soprattutto una cucina di buona qualità ad un giusto prezzo. I romantici di Roma, del Lazio e alcune volte di diverse regioni italiane. Quindi ancora ci sono, mi scusi, queste persone romantiche? Diciamo che io, che sono di un'altra generazione, mi rendo conto, insomma, che ancora il cuore batte per molti. Che bello, allora ci rincuoiamo tutte noi donne anche, perché è vero, io ammetto, vengo molte volte qui e soprattutto è bellissimo vedere queste coppiette innamorate che cenano a lume di candela con questi piatti particolari che gli vengono presentati. È un po' invidioso quando vede i suoi clienti che vengono qui. Diciamo l'invidio l'età forse. Esatto. L'invidio l'età, sì, certo. No, ma niente da inviare, magari ad arrivare, insomma, così, ecco. Certo, però insomma ci difendiamo, Benissimo direi. Allora, quindi noi adesso, visto che le parlava dei piatti, di come vengono cucinati, noi adesso andiamo a fare un giro in cucina, lei mi accompagna? Certo. Potrei perdermi qui nell'area jungle dell'aereo, mi accompagna così andiamo a vedere qualche piatto particolare. Siamo con il sous chef del resto aereo, come ti chiami? Alessio Mandrucco. E con l'aiuto cucina che è? Quindi per le ricette al volo noi siamo prontissimi ad ascoltare il tipo di ricetta che tu ci stai presentando in questo momento. Che cosa farai? Faremo una tagliata di tonno scottata su una marmellata di cipolla rossa di Tropea. Quindi quali sono gli ingredienti dei quali ti servirai? Allora, abbiamo bisogno di una bella cipolla di Tropea che abbiamo precedentemente pulito e tritato, una bella trancia di tonno di circa 1,5 etti, un po' di aceto balsamico, dell'olio extravergine e dell'aceto di vino bianco. Allora Alessio, iniziamo a cucinare? Iniziamo. Per prima cosa Califfa ci mostrerà come si prepara la marmellata di cipolle. Mettiamo un goccio di olio extravergine dentro il nostro pentolino. Dopodiché aggiungeremo le nostre cipolle tritate. Faremo soffriggere delicatamente per molto poco tempo le nostre cipolle. Dopodiché aggiungeremo subito una bella mezzolata di acqua, in quanto ci serve di farla ammalzire molto. Ma Alessio, è un piatto veloce questo? Richiede all'incirca 20 minuti di tempo per preparare la nostra marmellata, in quanto le cipolle si devono ammalzire molto bene.
Ma secondo te, come difficoltà, l'ho portato in tutti, cioè per esempio io, lo potrei fare a casa da sola? Sì, sì, è un piatto veramente molto semplice. Aggiungiamo a questo punto un goccio di aceto di vino. Lasciamo andare. Fino a che otterremo un composto che abbiamo precedentemente fatto, di questa consistenza e di questo colore. Andremo a frullarla con il nostro mini pico. Frulliamo molto bene il nostro composto fino a ottenere una salsa molto liscia. Allora, quindi, una volta che abbiamo ottenuto questa fantastica marmellata, come procediamo? Andremo a scottare il nostro tonno, stando attenti a lasciare dentro abbastanza tonno. In quanto il tonno richiede una cottura molto delicata, perché altrimenti diventerebbe molto sottile. Bene, allora procediamo, via. Mettiamo un goccio di olio extravergine dentro il nostro pentolino e andremo a scottare il nostro tonno. Adesso che il nostro tonno è pronto, andremo all'impiattamento. Innanzitutto, come ho detto prima, il nostro piatto è una tagliata di tonno, quindi andremo a tagliare il nostro tonno precisamente a metà, leggermente per sbieco, lasciando, come potete vedere, il cuore bello rosso. Dopodiché, con un cucchiaio andremo a posizionare la nostra marmellata al centro del nostro piatto, allargandola delicatamente. Prenderemo il nostro tonno, lo posizioniamo al centro del nostro piatto, sopra metteremo un po' di rucola fritta, con il nostro aceto balsamico invece andremo ad effettuare la decorazione al piatto. Adesso la nostra tagliata di tonno sulla marmellata di cipolla di Tropea, che è pronta soltanto per essere mangiata. Sicuramente questo piatto sarà tanto buono quanto è bello da vedersi, quindi noi ora lo assaggiamo subito e ti verremo sicuramente a fare tanti complimenti, così come tanti complimenti te li faranno i nostri amici di Ricette al Volo che ti verranno a trovare presto. Quindi facciamogli un saluto. Io spero che verrete presto a deliziarvi della nostra cucina del resto aereo e noi vi aspettiamo qui alla prossima. Ciao! Arrivederci! Noi ancora dobbiamo assaggiare il piatto che ha fatto il nostro chef, quindi non possiamo parlare noi e esprimere le nostre opinioni sulle ricette, su come si mangia qui, però lo può fare questo giovane ragazzo di 18 anni che ha appena compiuto e festeggiato il suo compleanno anche con gli amici. Come hai mangiato? Come si mangia? Come ti sei trovato? Veramente bene, devo dire, ho mangiato da Dio. Abbiamo scelto il menù come tempo fa, tagliata di carne, una torta a mille foglie. Sì, è stato veramente bello, abbiamo mangiato veramente bene. Ma il primo non ve l'hanno dato? Il primo sì, abbiamo avuto risotto con i funghi, pasta, i quattro formaggi più freddi. No, non mi ricordo benissimo cosa non fosse, si ricorda, però l'abbiamo era buonissimo. Però comunque era buonissimo. No, l'importante era sapere se avevi mangiato bene o no. Sì, sì. Oh, bene, e tu come avevi conosciuto questo posto che poi è anche molto molto particolare, per questo hai deciso di festeggiare un evento come quello dei 18 anni qui? Il posto è molto carino, l'ho trovato su internet alla fine, ho visto qualche foto e ho deciso di fare una foto a questa. Benissimo, noi ti ringraziamo di questa cosa che è molto importante per coloro che dovranno venire qui a mangiare come te. Ti vuoi incoraggiare anche tu a fare un saluto ai nostri amici di Ricette al Volo? Sì, ciao a tutti!